La testimonianza più antica risale a metà del 600. Per essere precisi, noi dovremmo spostare un pochettino più in là. Sono delle lamelle d'argento che contengono la benedizione sacerdotale del Libro dei Numeri. Le ultime scoperte dicono che forse non sono così antiche, bisogna metterle qui, spostare di 100 anni. Quindi scegliete voi se tenerle lì o tenerle qua, non crea grande differenza. Quello che è importante è capire che questo testo, che fa parte del Libro dei Numeri, era stato copiato in laminelle d'argento e messe sopra la capoccia di due sommi sacerdoti. Traduciamo, vuol dire che in quel tempo il testo biblico c'era già. Ed è identico a quello che conosciamo noi oggi. Si tratta di pochi versetti, se notate, sono 3 versetti. Però sono identici a quelli che noi possediamo. Non c'è stata evoluzione. In questo secolo avviene l'esilio degli ebrei a Babilonia, portati a Babilonia dalle truppe di Nabucodonosor. Alla fine del secolo, nel 538, tornano a casa, ricostruiscono il Tempio, c'è un periodo di miseria. In questo periodo, quindi passano un secolo a ricostruire sia fisicamente la città di Gerusalemme, sia socialmente a ricostruire tessuto sociale, culto e via di questo passo. Nel secolo successivo c'è la fine del profetismo. Verso la fine, lì dove vedete il cursore che lampeggia, muore Alessandro Magno. Lascia incompiuta la città di Alessandria. Chi eredita l'impero egiziano, Lago Tolomeo, finisce la costruzione e chiama i popoli limitrofi ad abitarla, perché era una città vuota. Non era nata per mezzo dei suoi abitanti. Era stata fatta costruire da Alessandro, completata dal suo successore, per la gloria del nome di Alessandro, ma era vuota. E allora, con le promesse tipiche, niente tasse, Alessandria viene abitata da circa 200.000 abitanti. Tra questi ci sono circa 70.000 ebrei, i quali, allora come oggi, scelgono di abitare uno accanto all'altro. E quindi ci sono quartieri che sono solo ebraici. Non c'è nessun straniero. Ad Alessandria c'erano greci, etiopi, egiziani, siriani, ma nel quartiere ebreo non c'era nessuno di questi. C'erano solo ebrei. E questo enorme quartiere, voi vi immaginate, tutto a Pordenone. Pordenone mi pare faccia 60.000 abitanti più o meno. Ecco, un quartiere di Alessandria più grande di Pordenone, fatto tutto da ebrei. Loro cosa fanno? Chiedono a Tolomeo di avere il Pentateuco come legge con cui gestire la propria vita civile. E Tolomeo III, Tolomeo IV, lì è un problema, dice sì, ok, voi mi traducete
il testo in greco, noi lo depositiamo nella biblioteca di Alessandria in modo che tutti quanti lo possano consultare e in modo che anche i giudici abbiano una copia, in modo che anche il re abbia una copia, poi voi nel vostro ghetto, nel vostro politeuma, questo era il nome di allora, gestite pure la vostra vita, fatevi i vostri tribunali, gestite dunque la quotidianità secondo le leggi del Pentateuco, ma noi dobbiamo conoscerle. E nasce la traduzione del Pentateuco. Pentateuco sarebbe la traduzione dei 70. Ma il Pentateuco sono i primi 5 libri della Bibbia, poi ci sono i libri storici, poi ci sono i sapienziali, poi ci sono i profetici. E noi chiamiamo traduzione dei 70 tutto il testo greco di queste quattro grandi ripartizioni. No, traduzione dei 70 di per sé sarebbe solo la traduzione del Pentateuco. Queste altre sono traduzioni greche fatte in seguito. Voi pensate che la traduzione dei 70 più o meno la possiamo collocare nella seconda metà del terzo secolo, cioè tra il 250 e il 200. Mentre il resto dei libri biblici viene tradotto negli altri circa 120 anni, tra il 200 e l'80. Vi sembrerà strano, ma uno degli ultimi libri ad essere tradotto è il libro dei Salmi, perché era un libro in fieri, non era mai completo. All'inizio del 200 questo succedeva in Egitto. Questa linea rossa, la linea rossa che va da qua fin qua, è un avvenimento che succedeva in Egitto. In Palestina, da qui fino a qua, succedeva qualche cosa d'altro. Iniziava il movimento esseno. Quando nel 167, quindi più o meno qui all'inizio, c'è lo scontro frontale tra il mondo di Damasco e il mondo di Gerusalemme, il sommo sacerdozio di Gerusalemme cede alle influenze di Damasco. E una parte dei preti di Gerusalemme si ribella. Va via da Gerusalemme, scende verso il Mar Morto e fonda quello che normalmente viene conosciuto come Monastero di Qumran. Monastero di Qumran è stato fondato dai preti di Gerusalemme ribelli a questa condiscendenza che il clero di Gerusalemme stava dando ai pagani di Damasco, che in quel momento erano invasori della Palestina. A Qumran avevano un'enorme biblioteca, della quale una grande parte è stata riscoperta. Perciò noi possediamo i testi della Bibbia ebraica del monastero di Qumran, e cioè di questo periodo. E la cosa simpatica è che questi manoscritti sono identici a quelli ricostruiti con la critica testuale dai nostri maestri. Cioè dopo il 1947, quando è stato scoperto Qumran, hanno fatto subito la comparazione e è stata una grossissima soddisfazione vedere come le correzioni fatte dai biblisti per ripristinare il testo originale, questi ripristini corrispondevano esattamente al testo del primo secolo, secondo secolo avanti Cristo. Questo testo del primo e secondo secolo avanti Cristo, il testo adoperato da Gesù. Quando nella sinagoga dice oggi questa parola sia adempiuta, ha letto un testo che era uguale a questo qui.
cioè a quello che noi abbiamo ripristinato. Per questo siamo sicuri di come stanno le cose, non perché ce le siamo inventate, ma perché abbiamo avuto il riscontro. Bene, tenete presente anche che tutti questi manoscritti, questo per esempio, questi, greci no, perché hanno una caratteristica diversa, ma questi ebraici sono senza vocali. Senza vocali. Vi faccio un esempio velocissimo. Questa è una scrittura ebraica con le vocali, questa è senza. Su questa qui che vi ho segnato, cosa notate? Mancano i puntini, le lineette, le virgolette. Questa, questo puntino piccolino, lo vedete? Riuscite a vederlo? È una I. Invece questa barretta è un accento. Questa lineetta è una A, questa bassa. Questa è una A breve perché vedete che c'è lo stesso segno, la lineetta, ma è preceduta dai due puntini. È una A breve. Questa specie di svirgoletta che c'è sotto la lettera ebraica è un accento. Questo puntino che c'è sopra è una O. In questo caso fa tutt'uno con il vau, che sarebbe il bastoncino, e fa la O lunga. Questo puntino invece non serve a niente, serve a distinguere tra shim e zim. Se ha il puntino è shim, se no quella forchetta lì a tre punte è sim. Seminario, sciare. Differenza di suono è quello lì. Tutti i manoscritti erano così, senza vocali e senza nessun segno di interpunzione. Quindi, questi manoscritti sono preziosissimi per noi perché comprendiamo come erano i rotoli in quel periodo. E li leggevano, perché questi rotoli si leggevano nelle sinagoghe. E voi dite, come si fa a leggere un testo senza vocali? Anch'io me lo chiedevo. E allora mi hanno fatto fare, a me e ai miei amici, ci hanno fatto fare il corso A, poi il corso B di perfezionamento e poi il corso C di docenza. Si riesce a leggere tranquillamente senza vocali. Se voi trovate C, V, L, L, non potete decidere se è scritto cavallo o cavalli. Ma se poi trovate G, L, o, no, no, P, è altro P, galoppare, galopp, V, N, allora vengono fuori i cavalli perché c'è galoppavano. E quindi se voi avete presente con l'occhietto velocemente il testo, lo leggete tranquillamente, non c'è nessuna difficoltà. Però bisogna fare il corso C. No, di per sé si incomincia dal propedeutico. C'è il propedeutico, poi nel propedeutico dovete impararvi 5.000 radici, tutta la struttura grammaticale e sintattica. Quello è il corso preparatorio. Poi c'è il corso A, il corso B, il corso C. Già fatto. Tenete presente che dopo la distruzione di Gerusalemme,
questa seconda linea rossa, iniziano ad essere scritti i testi che in precedenza vivevano solo in forma orale, e cioè i targumim, cioè le traduzioni aramaiche. Fino alla distruzione di Gerusalemme era proibito scrivere le traduzioni, perché c'era la maledizione rabbinica. Maledetto chi traduce e maledetto chi non traduce. Quindi te la beccavi sempre. E allora non la scrivevano. Dopo i 70, quando il Tempio di Gerusalemme viene distrutto e quindi praticamente il centro dell'ebraismo non c'è più, i rabbini di Yamnia tirano via tutte le sante maledizioni e dicono: scriviamo, altrimenti questo patrimonio che abbiamo del passato va tutto in fumo. E nell'arco di 3 secoli abbondanti loro fanno questa traduzione commentata in aramaico. Molto spesso ci è servito per ripristinare il testo ebraico originale. Mentre gli ebrei facevano questo lavoro, subito dopo la chiusura, notate, dell'Antico Testamento, l'Antico Testamento chiude definitivamente i battenti, subito dopo la distruzione di Gerusalemme. Ed è lì che alcuni libri vengono conservati e altri vengono espulsi. Il mio amico Siracide, qui, faceva parte della Bibbia. Prova ne sia che l'ho trovato in greco, nella traduzione dei 70, e il testo che noi oggi leggiamo, nella traduzione italiana, è preso dal testo greco. Perché? Perché la Chiesa nascente ha optato di scegliere il testo dei 70 come testo dell'Antico Testamento. E quindi possiede il testo del Siracide. Quando invece gli ebrei hanno chiuso l'Antico Testamento subito dopo la fine di Gerusalemme, hanno espulso dalla Bibbia i libri giovani. Siccome il Siracide era stato scritto qui, era considerato un libro giovane. Quindi lo hanno buttato fuori. Per cui oggi, nell'Antico Testamento ebraico, il Siracide, che era stato scritto in ebraico, non c'è. Mentre nel testo dei 70, che notate, è di questo periodo, traduzione greca, voi il testo di Siracide lo trovate. Tanto per complicarvi la vita, solo con un esempio. Bene, mentre dunque gli ebrei fanno questo grosso lavoro di mettere per iscritto la traduzione parafrasata aramaica, questi sono i targumim sono in aramaico, ricordatevelo, c'era un nostro carissimo amico che si chiamava Origene, il quale fa una cosa meravigliosa. Gli esapla di Origene sono importantissime. Purtroppo non abbiamo le esaple complete, il tempo le ha consumate, fogli perduti, altri bruciati, ma abbiamo diverse reliquie. Sono circa una quarantina di fogli, naturalmente copie dell'originale, dove noi notiamo il lavoro certosino che aveva fatto Origene, padre della Chiesa nostro, birichino, scomunicato post mortem, però padre della Chiesa.
Perché scomunicato post mortem? Lui è il teorico dell'apocatastasis. Apocatastasis, una parolaccia greca che vuol dire ripristino originale. Perché lui fa questo ragionamento, che a me piace tantissimo. Dice, Gesù era figlio di Dio, Dio stesso. Muore come uomo, per la salvezza degli uomini. Se anche un solo uomo si perdesse, quel sacrificio sarebbe imperfetto. Dio può fare cose imperfette? E allora dice, prima o poi tutti devono salvarsi. Anche il demonio. Perché anche lui è una creatura di Dio. E quindi dice, senz'altro c'è il castigo. Però non è eterno. A un certo momento il buon Dio dirà, adesso basta, ritorniamo alle origini, apocatastasis. Per cui al demonio viene offerta la possibilità di tornare a far l'angioletto buono e a Hitler di mettere la testa a posto. Mi spiego? E la Chiesa lo ha condannato, ha detto no. Dio rispetta la libertà della persona, certamente lui fa di tutto per salvare la persona, ma la libertà della persona non la tocca. Per cui viene scomunicato. Solo che i miei amici patrologi, tutti da bruciare come i biblisti, perché abbiamo la stessa formazione, ci hanno avvertito. Ci hanno detto, guardate che la Chiesa non ha scomunicato origine per il concetto, ma per la forma con cui è stata presentata questa verità di fede presunta. Quindi dice, c'è ancora spazio per lavorarci dentro. Per cui chi afferma l'apocatastasi stia attento al modo con cui la presenta. Perché è a causa del modo che origine è stato scomunicato post mortem, ma non perché questo non sia un tema da affrontare. Dio sarà tutto in tutti, che vi piaccia o non vi piaccia. Dio sarà tutto in tutti. È una frase che pesa miliardi di tonnellate, perché se l'inferno è ogni male senza alcun bene, Dio non può essere gioia per il dannato. E allora come fa a essere tutto in tutti? È una frase che fa pensare. Io non mi pronuncio perché non sono teologo, ringraziando Dio. Non sono teologo. Però è una frase che fa riflettere moltissimo. Per cui certe forme geometriche di teologia entrano in crisi di fronte a questa semplice frasetta. Senta, don, questo viene disquisito nei seminari, secondo lei? Dunque, che i biblisti studino molto è vero, che abbiano l'onniscienza no. Senz'altro, Don Otello, nel nostro seminario, sono sicuro che affronta il problema dell'apocatastasis, perché lui ci ha fatto addirittura la tesi di dottorato. E quindi l'affronta senz'altro. Negli altri seminari non lo so. Non lo so. E quando uno non lo sa non può dire niente. Non lo so. All'Università a Roma, all'Istituto di Patristica, sì. Su questo non c'è dubbio. Ma siamo a livelli elitari, a livelli di elite. Bene. Questo nostro amico, in una colonna copia l'ebraico, nella seconda colonna
copia in greco la pronuncia ebraica. Poi i 70, poi Aquila, Simmaco e Teodozione. Sono i quattro testi ebraici e greci. Uno, Aquila, Simmaco, Teodozione, che sarebbero quelle traduzioni che gli ebrei hanno voluto avere in questo periodo in sostituzione del testo dei 70 che gli ebrei, dopo la fine della città di Gerusalemme, hanno espulso dalla sinagoga, non hanno più voluto adoperare i 70 perché erano adoperati dai cristiani. E quindi era un testo inquinato dai cristiani, perché loro lo avevano semplicemente adottato. E quando ebrei e cristiani si trovavano per discutere, il testo dei 70 dava ragione ai cristiani. E allora gli ebrei hanno ripudiato la loro opera per sostituirla con una di queste altre tre traduzioni. Traduzione di Aquila, di Simmaco e di Teodozione. C'è un po' di confusione, vero? Interessante. Verso il 350, quindi non verso il 300, noi abbiamo tre grandi codici. Tra il 350 e pochi decenni successivi abbiamo il codice sinaitico o codice Aleph, testo greco di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Abbiamo il codice B che è di 10 anni più giovane, quindi se mettiamo nel 350 il sinaitico, 360 il codice B. Stiamo parlando del testo dell'Antico Testamento. Sappiate però che questi tre codici contengono tutto, perché sono codici greci. Quindi contengono la traduzione greca dei 70, tanto per continuare con l'equivoco di prima, e tutto il Nuovo Testamento. E questo è il codice alessandrino. Sinaitico, Vaticano, alessandrino. Se uno vuol sapere com'è un codice, noi abbiamo l'esatta riproduzione del codice B qui in seminario, basta parlare con il rettore, lo tiene sotto chiave perché ci è costato un patrimonio. Il Vaticano ha fatto questi esemplari identici all'originale. E quella volta ci siamo tassati tutti, c'erano ancora le lire, 6 milioni.